Dottor Alberto Vannelli, al progetto di Orienteering è legato anche un progetto di salute che lei rappresenta con Erone Ollus. Ce ne può spiegare? Sì, la nostra associazione da sempre affronta i temi della tutela della salute e della prevenzione in ambito oncologico e questo si sposa perfettamente perché non tutti sanno che l'inattività, e in Italia ben il 39% della popolazione purtroppo è inattiva, rappresenta uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo di un tumore. Il 17% dei tumori del colon e della mammella sono legati proprio all'inattività. L'idea di questa iniziativa è proprio quella di stimolare la popolazione giovane, che saranno quelli poi destinatari di un problema, ad essere partecipi della propria salute, prendendo consapevolezza del proprio fisico. Dato che la nostra parola d'ordine è coscienza oncologica, questo tema viene perfettamente sviluppato da Orienteering e noi di Erone Onlus per la seconda volta l'abbiamo sposato.